L'Europa ha accettato delle quote molto misere nei giorni scorsi. Bastano? Di profughi, e questo è assolutamente corretto. Ricordiamo che quelli che stanno sbarcando in questi giorni, tra quelli che stanno sbarcando in questi giorni, probabilmente ci sarà il 3-4% di profughi, mentre tutto il resto sono clandestini. Ricordiamolo, per giusto dovere di cronaca, questi sono dati del Ministero dell'Interno. Il tema però, e quello che mi preoccupa principalmente, è che l'ONU, in questo caso per voce dell'UNHCR, parla, sì, indubbiamente di profughi, che sono la conseguenza di una situazione che forse anche a causa della globalizzazione, di cui si è parlato proprio all'inizio della trasmissione in maniera molto precisa, forse sarebbe dunque meglio risolvere i problemi che stanno attanagliando la Siria, e quindi una guerra fratricida che sta andando avanti oramai da qualche tempo, e sicuramente definire l'emergenza internazionale mi sembrerebbe quantomeno una parola semplicemente sbagliata, e risolvere, dicevamo, quello, il vero problema. Cioè, noi siamo a parlare, giustamente peraltro, per la nostra economia, perché logicamente le parole del Papa ognuno le deve fare proprie e valutarle logicamente nella propria esperienza di vita. Però ci dobbiamo ricordare che mentre oggi si parla in qualche parte del mondo di globalizzazione, di maggiori diritti, cioè, giustamente lei ha fatto riferimento alla Grecia e quindi al caso greco, che in questo momento, oggi, 2015, in un sabato normale, delle donne sono vendute al mercato nelle gabbie. Ok? Forse l'UNHCR e l'ONU dovrebbero ragionare prima su come difendere quelle persone, risolvere quelli che sono i problemi a livello internazionale, questo è solo un esempio logicamente, e poi ragionare sulle conseguenze, cioè i profughi, perché oggi i profughi ci sono, e i profughi, come sappiamo, quelli che scappano dalle guerre, devono essere salvati, devono trovare una protezione internazionale. Cosa diversa, e quindi ritorniamo al tema della globalizzazione, è quello delle persone che fuggono da realtà di vita difficile e che cercano di emigrare al proprio paese per motivi economici. Allora, su questo bisogna fare un ragionamento. Però sul tema della globalizzazione, ripeterò delle parole che da qualche leghista, e peraltro da qualche leghista sicuramente più bravo di me, avete sentito e con maggiore esperienza. Umberto Bossi qualche annetto fa parlava di dazi alla Cina. Il WTO invece, con Romano Prodi, ve lo ricorderete, ha aperto le porte ai mercati internazionali senza mettere alcun paletto. Oggi si parla in Parlamento europeo, e la Commissione europea sta portando avanti un trattato internazionale di libero commercio con gli Stati Uniti, che sostanzialmente metterà in grave crisi ulteriore la nostra economia. Siccome abbiamo, e giustamente dal professore abbiamo sentito una perfetta valutazione, almeno secondo me, del tema della globalizzazione, siccome abbiamo l'esperienza del WTO, forse sarebbe necessario che in Europa oggi, per difendere i lavoratori italiani, e poi parleremo anche di tutti gli altri, si cominciasse a parlare per esempio di paletti da mettere su questo che sembra pare essere la panacea dell'economia europea, un'economia che però vediamo dalle nostre parti non è che stia brillando. Un'economia che arranca. Allora, dei dati difficili.